Damiano Bassi, per il secondo anno è stato piantato un melograno a Villa d'Ossola nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata mondiale per il tumore infantile. Vuol spiegarci quindi questa iniziativa? Oggi si è svolta tra l'altro alla fattoria didattica. Sì, buongiorno a tutti. Questo è il secondo anno che facciamo questo evento, questa iniziativa, e sarà un po' un appuntamento fisso. Tutti gli anni cercheremo un luogo adatto che ricordi magari i bambini o le famiglie, e quest'anno abbiamo scelto questo luogo che è di Arcadia Green. Nascerà una fattoria didattica, ancora non lo è, però cominciano a muoversi un po' i lavori, e abbiamo deciso qui perché qui verranno le scolaresche, verranno famiglie, verranno bambini, insomma, quale luogo migliore che poteva essere questo. Poi questa bella collaborazione che abbiamo con Arcadia, avuta anche in altre occasioni, abbiamo proprio reso proprio il centro di questa iniziativa qua da loro. Vogliamo parlare un po' della vostra associazione e delle prossime iniziative? Sì, la nostra associazione, anche se in questo momento siamo in un momento di calma per i lavori che abbiamo fatto e che volevamo fare, ma adesso stiamo partendo con la Pasqua, che ci saranno le colombe e le uova di Pasqua e il negozio solidale, che aprirà una quindicina di giorni prima di Pasqua. Poi nell'estate, a luglio, ci sarà la classica festa, che sarà di 3 giorni, la festa dedicata a Matilde e a Cristiano. Comunque stiamo lavorando e abbiamo fatto anche con i ricavati di Natale, di tutte le iniziative dell'autunno a Natale, delle belle donazioni sia a UGI, che abbiamo aiutato anche l'ospedale pediatrico Regina Margherita in ambulatorio, abbiamo regalato dei macchinari per prendere dei parametri vitali, insomma ci stiamo muovendo e continuiamo a donare dove serve. Va bene, grazie. Grazie a te.